Siamo a Palermo, dove ha luogo la manifestazione PD Design, una serie di incontri, talk, mostre dedicati al ruolo del femminile all'interno del settore design-architettura. Ho deciso di dar voce a questo progetto perché purtroppo ancora oggi ha bisogno di essere sostenuto e comunicato. La situazione riguardante alle donne per me è stato un argomento che mi ha toccato profondamente, perché inizialmente, vabbè, un caso un po' particolare, ho aperto il mio studio, avevo 21 anni, mi sono laureata a 22, ho fatto tutto velocemente, però proprio questo fatto è stato penalizzante all'inizio, perché chiaramente il fatto che una persona così giovane si affacciasse nel mondo dell'architettura e del design era una cosa vista non certo nella maniera giusta, perché credibilità zero. Quando arrivavo nei cantieri mi dicevano: ma noi aspettavamo l'architetto, scusi, ma lei? E io dicevo: ma l'architetto sono io. Ah, vabbè. Quindi è chiaro che ho dovuto sicuramente dimostrare più che un collega della mia stessa età che anch'io ero in grado di portare avanti determinati progetti e di assolvere al mio compito in pieno. La grande determinazione e la grande cocciutaggine sicuramente mi ha contraddistinto e sono arrivata al punto di raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissa, sia nel mondo del design e sia nel mondo dell'architettura. Penso sicuramente, come in alcuni casi ho visto, sia nel privato che nel pubblico la differenza si vede. Nel privato nessun uomo pensa alle cose di tutti i giorni: dove metto la lucidatrice, l'aspirapolvere e gli stracci per la cucina, e dove non si sa, però no, non sta bene, allarghiamo più gli spazi, vabbè, i ripostigli a cosa servono, le lavanderie, vabbè, ma chi se ne frega. No, sono tutti elementi, e anche parlando di questa scuola che io ho fatto, che sicuramente la sensibilità di una donna li affronta in maniera diversa. L'architettura ha bisogno di una sensibilità, e penso che la sensibilità si impara o si impara disegnando e guardando con attenzione in giro. La sensibilità non è solo donna, però io credo che la sensibilità, cioè la donna ha diverso in certi fattori dell'uomo, però se lo vediamo che anche l'uomo cucina da Dio, anzi se si mette a cucina anche, adesso provo con le donne, forse meglio della donna. Io lavoro molto in team e lavoro molto bene con gli uomini, ma loro lavoro anche molto bene con le donne, ma dipende quanto sensibilità ognuno ha, per quello io non lo distingo così, dico solo che è diverso. Il progetto AWDA, che è AIAP Women in Design Award, è un premio dedicato alle donne nel design della comunicazione, che si occupano di design della comunicazione visiva, ed è rivolto a studentesse, ricercatrici e docenti, professioniste, e poi c'è un premio speciale dedicato alla carriera, che in realtà non è una categoria di partecipazione, ma appunto è un premio che viene dato direttamente dalla giuria internazionale. Essere all'interno di questa manifestazione oggi per me è l'occasione di raccontare questo progetto, la cui call è ancora aperta. C'è un sito apposito dove appunto poter caricare i propri progetti, che coprono l'intero arco temporale della donna, dalla sua attività formativa appunto come studentessa sino ad arrivare alla sua età più matura. E l'intento non è quello di fare, come dire, una riserva specifica dedicata alle donne, ma veramente guardare al mondo femminile come una risorsa straordinaria alla quale attingere per poter ricostruire questo panorama, questo tessuto della storia del nostro ambito disciplinare, che ha tantissimi vuoti e che necessitano di essere colmati. Palermo è cresciuta e cambiata negli ultimi 10, 15, 20 anni. Devo dire che per me è stato un ritorno dopo un'esperienza alla facoltà di architettura con Anna Maria Fundarò, un'esperienza fantastica, e ancora una precedente a Carini, ai tempi ormai lontani, di Marisa Belisario, che aveva voluto proprio questo archivio dei prodotti dell'azienda Siemens prima e tal tel poi. E poi mi piace ricordare di questa città una particolarità:
le donne futuriste. Le donne futuriste, tutte nelle case d'arte dei mariti, l'unica che si è fatta mettere il nome in bottega, la Gigia Zampanaro, arriva da Udine, quindi dal nord, sposa Vittorio Corona e davanti alla loro casa d'arte c'è il nome Gigia e Vittorio Corona.